Ok gente, abbiamo appena completato la modalità classica, se non avete visto lo scorso episodio ve lo faccio vedere adesso. Guardate tutti quanti i personaggi con le medagliette, posso finalmente dire anche e soprattutto di aver completato tutti con tutti i personaggi la modalità classica. È una soddisfazione vedere tutte queste medagliette ragazzi, è una soddisfazione. Prima di concludere la nostra lunghissima avventura su questo Super Smash Bros. Ultimate, perché ne abbiamo veramente viste di ogni, ne abbiamo viste di tutti i colori, da qui a là, ne abbiamo veramente viste dall'inizio alla fine, ragazzi, dal primissimo episodio abbiamo affrontato chissà quante peripezie, quante robe ci siamo ritrovate davanti e incredibilmente sono arrivati fino a qui, ragazzi. Dovevo finire in bellezza, no? Allora, avevo intenzione di fare la mischia multipla per vedere le modalità, che sono tre, la mischia multipla, provare a farle. Fare anche, provare la gara di home run, che penso che la faremo subito per prima. Vedere qui negli spiriti la modalità tabellone degli spiriti, che dove praticamente possiamo affrontare degli spiriti che compaiono per un periodo limitato, vedete, tipo questi, tutti questi fra 5 minuti cambieranno, a eccezione di Baby Bowser, ma ok. E qui è dove praticamente possiamo prendere gli spiriti che in modalità avventura non abbiamo trovato. Poi ragazzi, attenzione di vedere, beh, ovviamente, le modalità della mischia e concludere i periodi e di concludere la serie con un incontro normale. Poi ovviamente vedremo il torneo, quindi il contro romano lo faremo per ultimo. Il torneo facciamo forse come prima cosa, non lo so. La mischia speciale da vedere, smash di gruppo, vedremo. Allora, adesso io direi di però dare un'occhiata a vedere, subito fare la gara di Omran. Allora, in singolo, cooperativa o competitiva? Ovviamente la facciamo in singolo perché ci sono solo io che gioco. Allora ragazzi, la gara di Omran consiste nel colpire il nostro amatissimo sacco di allenamento, avete presente quello lì, tutto carino. Ovviamente ci vado con Ganondorf, dov'è? Eccolo qua, potentissimo, che ricordo anche nel Super Smash Bros. Per 3DS, infatti potete giocare con lui ovviamente ormai, che ho fatto fatica lì, perché vabbè, allora è il personaggio più lento del gioco. Allora ragazzi, scusate un attimo, prima che gli stia per tirare l'attacco, aspetta, ok, allora... Beh, l'attacco, la gara di ombra, devo finire di spiegare, scusate, non pensavo che partisse subito. Consiste nel coprire il nostro carissimo sacco di allenamento il più possibile per fare in modo e in maniera che arrivi il più lontano possibile. Allora, vedete, c'è il tempo, dobbiamo colpirlo. 3, 2, 1. Pam! Porca vacca, che colpo, raga! È la prima volta che faccio la gara di ombra. La madonna, non c'è questo effetto incredibile nel gioco vecchio, c'è solamente il casco. Porca vacca, ho vinto un casco astronauta, ragazzi. 158,230,232 km. Vediamo se ci riproviamo, voglio vedere se li supero. Allora, avete visto, ovviamente, più va avanti, più vola lontano, avete capito? Olè, vediamo se... Porca vacca, ragazzi, ecco questo. Là c'è un satellite, ciao. Ok, mi sono leggermente superato. Il bello è che poi alla fine il capo è sempre quello. Beh, fighissima sta cosa che vola nell'atmosfera. Record assoluto di nuovo, 222 km. Ok, basta, abbiamo giocato. Ultima volta, dai, l'ultima volta. Poi abbiamo ammazzato l'ultima volta. Mi diverto troppo nella gara di Omran. Proviamo con il Cineror adesso a colpirlo. Ecco, ancora prima che parta, ecco, sicuramente abbiamo fatto meno. Proviamo con il Cineror dopo, che è il personaggio più lento del gioco, a vedere quanto riesco a colpire e quanto lontano arriva. Olè! Bello è che lui non si fa assolutamente niente. Mi piace troppo il sacco di allenamento, non si fa un cazzo. Allora, aspetta, basta. Allora, esci. Proviamo con il Cineror, che adesso abbiamo provato con... Hai superato i 100 km, grazie. Adesso proviamo con Insidious. Abbiamo provato con Ganondorf, che è il personaggio più forte che tra l'altro uso, so usare incredibilmente. Non che uso di più, che so usare. Adesso proviamo con Insidious, che invece non so tanto usare ed è il personaggio più lento del gioco. Vediamo qualcosa dei che abbiamo fuori. Bello che la musica del Radio Omer è sempre la stessa, non è cambiata da... Vai! Okay. Ti casa tantissimo sta schermata. No, non arriverà mai dove sono arrivata con...
quello là è veramente il mio record assoluto, mi sa che non lo supererò mai più. Però 164 km. Però tanto, mi sono superata con... Riproviamo di nuovo. Vai, signore, prendi a pugni che tu sei bravo, che sei... Lui è di tipo fuoco e lotta. Vai, c'è con te una pezzo, un pezzo, un punto in meno rispetto a prima, però l'ho colpito bello forte, Che poi il Pinsinior è di tipo, cioè praticamente quando arrivano tutte le evoluzioni, lo starter di fuoco di Pokémon Sole e Luna, no niente, mai, meno di prima. Quando lo starter di fuoco di Pokémon Sole e Luna arriva appunto all'ultimo stadio, con l'ultima evoluzione, quindi Incineroar, acquisisce l'elemento lotta, quindi è fuoco e lotta, quindi dovrebbe essere morti appunto. Ok, è il momento della mischia multipla, vediamo, mischia contro 100, mischia All Star, allora mischia contro 100 dobbiamo affrontare 100.000. Mischia All Star sono tutti personaggi e mischia spietata dove fai fatica a far fuori un mi solo. E dopo ci proviamo. Con Carlo chiaramente, perché c'è Carlo nella schermata. Però io direi provare a fare le mische con i personaggi che ci sono nelle schermate. Quindi Capitan Falcon, Abitante e Gaunthorpe. Perché Abitante chissà quanto tempo impiegherò. Allora facciamo le rovine, perché chiaramente facciamo le rovine. Facciamo le rovine come intanto, guardate, l'ho completato solo con Link. E adesso completiamo con Wolf, con Ken e con Megaman, scusate. Con adesso andiamo con Captain Falco. Captain. Bello che io lo chiamo Capitan in italiano, in realtà è Captain. È protagonista dei giochi della Sef-Zero, rinomato cacciatore di taglia e anche un pilota eccezionale, a cui piace che è già a bordo dei supersonici veicoli F-Zero. Ecco il nome della serie. Allora, siccome la mischia 400, i personaggi nemici volano via come niente. Infatti si cagano sotto, guarda, qui non vengono neanche giù. E là in alto a destra c'è il tempo che li pieghiamo a farli fuori. Cioè, alcuni si, come volano via subito, con un colpo, volano via subito e non provano neanche a venire giù ad ammazzarmi. Alcuni guardate, stanno pure fermi, cioè proprio questa mischia 400 è una cosa... Ricordo che con Wolf, ecco, e ogni 25 personaggi c'è un personaggio. Ogni 25 mi c'è il 25esimo che arriva un personaggio, tipo adesso la King DDD che... Oh. Allora che vola via, ora che dovresti essere più facile da buttare, da lanciare via, che sei un pallone te, gonfiato. Ricordo che con Wolf bisognava completare la mischia multipla entro un certo tempo per sbloccare un passo della vetrina di giochi e altro. Olè. Ragazzi, veramente buttare fuori così in un colpo il personaggio è veramente una goduria eccezionale, raga. Veramente sta mischia contro 100 è troppo bella. Intanto il Cinerog vede un personaggio pesante su personaggi pesanti. Che continua a tirarmi le palle di fuoco, manco fosse Goku che mi tira, che Goku tira le onde energetiche in realtà, ma che goduria, raga, è bellissimo sta mischia contro 100, veramente è bellissimo, è fantastica, è fantastica. Io non smetterò mai di dirlo che il Super Smash Bros cercherò di farti divertire in tutti i modi possibili. Guarda, intanto però sono a 100, ridete scherzato, sono a 110 di danno, se volo via è finita. È arrivato Luigi con una pistola dragone, o come cavolo si chiama, la chiamo io pistola dragone perché mi ricordo il muso di un drago. Dai. No! Mancano 18 personaggi, io ce la devo fare. 18.000, anzi 12 adesso. Porca vacanza. No! 90, grazie. Ci provo.
basta, basta. Bello è che facendo fuori così tanti personaggi non guardi più neanche il tuo indicatore della vita. Quindi mi sono accorta prima che accetto, ma perché ho guardato un attimo in basso e a sinistra. Non me ne ho accorta prima di aver subito così tanti danni. Attenzione, lì c'è il Pou di Mario che serve assolutamente. Ah, i personaggi sono gli stessi di prima comunque. Prima c'era DDD, poi dopo è venuto il Cinerone, poi adesso poi era Luigi e poi non so chi. Perché non ce l'avevamo arrivata alla fine. L'avevamo fatto fuori 90, raga, che rabbia quando ne fai fuori. E quando li fai fuori ti mancano pochi personaggi. Cioè scendi, ammazzi il così tanti personaggi che per appunto il numero dei personaggi rimasti scende in 3 secondi. Però dopo un po' tu non guardi, per appunto io non sto più guardando tipo la mia barra vita. Ecco, questi oggetti qui devo prenderli tutti, così li facciamo fuori subito. Sta finendo la potenza la spada e sta scendendo. Quando finiscono le fiammelle non funziona più la spada, si finisce. Ok, via la spada, non funziona. Non serve più a tanto la spada con una sola fiammella, eh? È arrivato Luigi che vi tira i suoi colpi da karate. Non devo perdermi di vista. Perché a me che non mi devo perdere di vista. Ragazzi, mi spiace. Ah, ecco la pistola di acqua che aveva prima Luigi. L'ha presa da lì. L'ultimo chi è? Link! Arrivederci. Ma anche tu, amico, e poi ho finito. Olè! 3:22. Grazie, grazie, grazie. Hai sconfitto 100 nemici, ok. C'è la medaglietta salta fuori quando hai sconfitto tutti i 100 nemici. Ok, abbiamo visto la mischia contro 100. Ora vediamo le altre. Mischia o Stag. Ok, abitante. Le rovine ovviamente. Allora, abitante, te che sei l'agonia fatta personaggio con i tuoi gatti che non so come si chiamino nel gioco di Animal Crossing, ok, dove cazzo sei? È il tuo momento, dove sei? Sto dicendo che è il tuo momento e tu sparisci nel nulla, no, nella lista che non vedi, in realtà è nella lista ma non lo vedo, Eccolo qua. Ok. Olè, ce l'ho visto finalmente. Devo, quando lo cerco così, poi dopo devo freneticamente non trovo i personaggi. Devo stare ferma e cercare con gli occhi, sta ferma con la levetta, sennò non li vedo. Allora, perché nella schermata di Mischia Star c'è l'abitante che faceva fuori tutti, che li facciamo lui. Allora, Mischia Star sono tutti i personaggi. I personaggi sono 74, quindi se contiamo me sono 73 da far fuori. Cioè se togliamo me sono 74 per 73 personaggi, scusate. Ovviamente sono più difficili da far fuori i personaggi normali rispetto ai miei che volano via come niente. Per non potevi saltellare per sempre Luigi.
Guarda, io con i miei fuochi artificiali e le mie palle da pooling sono un'arma di distruzione di massa, eh. Temetemi! Temetti i miei gazzetti! Devo farli fuori almeno tutti. Io li devo far fuori tutti almeno una volta, raga. Tutte 73 li devo far fuori. Almeno una volta tutte 73 li devo far fuori. Poi dopo se non c'è la... Poi dopo nella mischia aspettata l'altro discorso, lì faccio fuori, faccio fuori, se ne faccio fuori uno, lì cerco di farne fuori almeno uno. Ecco, nella mischia aspettata funziona così, che fai a fatica ne fai fuori uno che ti lancia fuori, è arrivato il... Porca vacca, intanto è morto uno, è morto, ammazza Snake che prima... A quanto fai Snake ti può domandare come Master Head, comunque porca vacca... Oh. Ryu, palutella porca vacca, mi rompe le scatole, non so quanti... Ecco, no, vedi quell'attacco lì che ha fatto Ken, che non ho capito, ti fa fare l'animazione come se stessi fossi morto in modalità energia, ma non sei morto. Ragazzi, sono scarsa, ne ho fatti fuori solo 17. No, ok, con l'abitante non ho molte speranze. Ok, allora proviamo con Link. Proviamo con Link. Link, dove sei? Eccoti qua. Cioè il massimo che ha fatto è con Luigi che l'ho fatti fuori 32. Vediamo con Link se ce la faccio. Se non ce la faccio con Link vado con Ganondorf. Cioè Ganondorf lo tiro fuori per ultimo. Calcio del drago. Con questa mossa da più raggio Corrin usa il gioco per spedire in aria per restare e per colpire con l'attacco a seguire. E poi compaiono in un certo ordine. Cioè questi sono comparsi anche prima. Allora Link, te che sei fortissimo. Vedi che ho anche mini, però la CPU mi ammazza. È arrivato un altro Link. Allora sono 74 i personaggi, se si contano anche, se li mettono anche coppia i personaggi che sto usando io. No, comunque compagno uno di appena finito, eh. Sì, no, appena, cioè che, certo che non appena mi prendono. Olè! E Zelda, scusami, perdonami. Oh, ma l'altro Link, che tra l'altro è vestito come in Ocarina of Time, andato, ok. E mi spiace per questo Super Smash Bros. C'è il Link di Breath of the Wild, mi spiace. Nuove generazioni, bisogna lasciare spazio alle nuove generazioni. No, raga, non ce la faccio. Non riesco ad arrivarci a... Raga, mi sa che a 74 non ci arrivo. No, non ci arrivo. Io mi sa che a... No, non ce la farò mai, raga. Proviamo con Ganondorf, ma ormai dubito. Raga, veramente una cosa... Raga, mi sa che a 74 non ci arriverò mai. È difficilissimo.
per sconfitto 25 personaggi, ecco quello che avevo detto prima, apparirà un nuovo potente avversario, se sconfiggi tutti i 100 personaggi con cui hai giocato riceverà una medaglia. Quello che avevo detto prima, ogni 25 personaggi da rischio contro 100 compare un personaggio diverso da un Mi. Dobbiamo con Galadoc, ma dubito l'area di farcela. Attenzione, forse Mi, credo. No, devo stare zitta che sono solo 6 personaggi su 74. E poi devo... No, esci, porca vacca. Olè. Cioè, veramente, forse Mi, credo, stavolta. Attenzione. Fa bene lì. No, cacchio, forse adesso faccio una strage. Niente, proprio devo, per vincere la modalità hostile, proprio devo fare tutti con un colpo secco, Cioè, perché anche con Link prima ce la potevo fare, se non mi avessero buttato fuori dal campo. Aia, sto salendo di vita, no, mi sta salendo da troppo la vita. Cioè, il danno, il dannometro. Cioè veramente per vincere la modalità hostile bisogna far fare tutti fuori con un colpo secco. Allora sono arrivata a 26. Sonic, Kirby, Kirby DD, Wario. Devo farli tutti fuori così. È arrivato Meta Knight, è arrivato Falco. No, non ce la faccio. Comunque non ce la faccio neanche con lui. Forse con lui batti il mio record. Comunque... porca vacca. Vedi, una volta che mi prendono... difficilmente ne esco. Aia. Difficilmente mi prendo. Grazie, grazie. Fatemi il tipo. Aia. Porca, ecco, vedete. Oh, ma... mi buttano giù a fatica il tirano su, veramente. No, non ce la faccio, raga. Ho battuto il mio record personale, però sono già a 34, perché a 32, sono a 34, basta. Veramente, mi buttano fuori dal campo, sono morto. No, non riprovo, ho fatto riprova, no, non riproviamo, non ci provo con tutti i personaggi, ne ho già avuto abbastanza. Ok, indietro, eliminate Zeus, sì, ho fatto Elfi. Cretino, ok. Abbiamo visto che effettivamente mischia ostaga è difficile. Però mischia aspettata, che questa è proprio... questa è ancora più difficile. Proprio, ho detto a fatica nei fai fuori. Guardate, massimo 3. Cioè, provo a farne fuori. Cioè, ci provo, ma... vediamo se miglioro. Faccio solamente con lui, perché è veramente una roba. Proviamo con lui, con Link e poi basta. Perché veramente... Questo... guardate, a fatica li lancio e loro veramente non appena ti avvicini ti... guarda, non fai neanche se ti prendono, è finita, raga. Qui veramente è difficile farne fuori 4. Che poi dico, infatti, in Super Smash Bros 4 uno degli obiettivi era far fuori 4 personaggi di mischia aspettata, e era già impossibile farne fuori 2. Guarda, a meno che non cade da solo 2. Due, raga, due. È difficilissimo, è difficile, troppo difficile. È ultra difficile la modalità la mischia aspettata. C'è un motivo se si chiama così, proprio bisogna essere... non bisogna avere una vita per riuscire a farcela, proprio. Bisogna essere disumani per sapercela fare, veramente. Una cosa che io sono la più scarsa di tutti i giocatori, quindi è ovvio che... allora, proviamo con Link... devo proprio evitare che si avvicinino a me, perché vedete, non appena mi toccano, sono morta. No, già morta. Non ho fatto fuori uno, non... ragazzi, no. La mischia aspettata veramente non si può fare. È veramente una cosa... no, ok, basta. Abbiamo visto le mischie. Ok. E queste erano le mischie. Adesso andiamo a vedere il tabellone degli spiriti. Dai, facciamo... che ho già spiegato nello scorso episodio che gli spiriti che ci sono qua sono appunto degli spiriti che in modalità avventura non abbiamo incontrato. Ne facciamo 3, dai, facciamo
Gekko, che è di Metal Gear, non mi stava vedendo il nome, era poi scritto lì. Incontro modalità energia, nemico diventa max, nemico non salterà. Tra l'altro vedete che lì sotto c'è la mia, ovviamente il mio equipaggiamento qua di personaggi. No, perché c'ho Wario? Perché c'ho Wario? Vabbè. Avete visto che comunque, no, lo schema del combattimento è quello degli spiriti, quindi l'apo qui vale tanto la potenza degli spiriti, però adesso qui non mettiamo Gandalf, mettiamo Incineroar! Ce l'ho con lui oggi, voglio vedere se riesco ad utilizzarlo. Controllo di energia, e tra l'altro Samus oscura di con un colore diverso, ok. Allora, siccome per appunto è il tabellone degli spiriti, i combattimenti sono due, non avevo visto che erano due giganti. Siccome per appunto è il tabellone degli spiriti, i combattimenti sono i combattimenti degli spiriti, quindi funzionano allo stesso modo della modalità avventura, ovvero è la potenza degli spiriti che conta. Infatti sono abbastanza forte da farli fuori facilmente. Volevo provare a farne fuori uno a 5 stelle di spirito. Questo qua è Gekko e ha di 2 stelle. Voglio provare a vedere se riesco a farne fuori uno di 4 stelle. Ah sì, me l'ho dimenticato di spiegare questo. Nel tabellone degli spiriti non solo bisogna vincere, ma bisogna anche proprio dare un ultimo colpo al personaggio e per liberare lo spirito così. Volevo provare a farne fuori uno di 5 stelle, ma al momento non c'è. Però facciamo fuori Mega Charizard di 3 stelle. Le mosse speciali del nemico sono più potenti, contro potere di energia il nemico diventerà max. E allora rischiamo sempre con il Incineroar di andare a farci potere. Veramente. Rischiamo di andare a farci potere. Ok. Vediamo, io c'ho le grida delle tenebre, lui c'ha Mega Charizard, due dragoni praticamente. Allora, vai Incineroar, fa vedere che tu sei un asso negli scontri. Ovviamente il campo è già di tipo fuoco. Mega Charizard X, da come potete vedere da nome, è la forma mega evoluta di Charizard di Pokémon X. Il Pokémon Y c'ha un'altra forma, cioè si mega evolve in Mega Charizard Y. Che è molto più figo a mio parere, cioè sono entrambi molto fighi. Praticamente il Charizard di Mega Charizard Y rimane dello stesso colore Charizard normale, ma tipo gli si allunga le ali, diventa più figo, dai. Mentre il Charizard X, come avete visto dall'immagine, intanto che ho vinto, stravinto e divinto. Mentre il Charizard, stavo dicendo, qui devo riuscire a farcela, scusate. No, ho sbagliato. Riprova. Ho sbagliato i tempi. 1, 2. Olè. Tanto di sotto ci sono le potenzialmente per tipo rallentare il cerchio che giro, per togliere un pezzo del cerchio che blocca, che preferisce di colpire. Tutti i principianti, è un po' triste, altrimenti potremmo aspettare un minuto, altrimenti fare Y, sostituisci tutti, eccole. Master Belva, cioè attenzione, abbiamo il Master Spada, il Master Cross, ci manca il Master Belva. Master Belva ragazzi è la versione media, cioè di difficoltà media di Master Core, il Super Smash Bros. 4, quello per 3DS e per Wii U. Che questa forma qui di Master Core mi faceva scleare, ricordo. Ok, questa è la musica fighissima di Master Core, bellissima. Incontro modalità energia, tutta modalità energia oggi. Assistente pariano con avversario, il nemico infliggerà danni scendendo rapidamente. Non ho letto rapidamente. Ah! Allora, signora, vai, ce l'hai in pugno. No, ce l'hai tra le zampe, cioè, perché è un gatto. Ce l'hai, è un gatto il signore, sì. Vai. Vai Incineroar, colpisci ed esulta, ecco, attacco potente che va a segno uguale esultare. Ha arrivato un assistente nemico, perché il cane di Super Mario? Devo farcela raga. Sì.
E abbiamo anche Master Belva, attenzione. Ah, si sì, aspetta, prima di Avezzo dobbiamo... 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. No, tutte le volte sbaglio così. C'ho un tempismo, se faccio i calcoli del tempo non ce la faccio. 1, 2. Boh, sul pelo. Per un attimo non perdevo ancora il cerchio. Oh, e abbiamo anche Master Beva, che come vedete è un cagnaccio per, con la coda acuminata e una bocca grossa. La giorno di una vetta bellone. Io voglio che compaia un leggenda, voglio vedere quanto sono tosti. Aspettate. Tutti aiutanti, nessuna attesa. No, io devo sostituire tutti. Io voglio una leggenda, raga. Leggenda, leggenda, io voglio un leggenda, raga. Io voglio vedere quanto sono difficili. Eccolo qui, Donkey Kong e Lady. Perdi scelerato, fisce KO, il nemico avrà super corazzi. Il conto potete energia e a tempo. Ok, questa sì che è una bella sfida. Se perdiamo, lo spirito sparisce. No, che cazzo ho fatto? No, io volevo... Raga, ce la possiamo fare. Dai, 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 che io sono forte con il cine. Raga, dove sono a proposito? Ecco. E ho un minuto per... Ah, e chiaramente se la prende con Peach, che rappresenta The Lady, che The Lady è un'altra persona, un'altra principessa, che c'era appunto nel gioco di Donkey Kong, quello vecchissimo, dove Mario era conosciuto come quello The Hammerman o come qualcosa. Ah, raga, no, mi sa che non ce la faccio, è molto, questa è ultra difficile. Magari strumenti, comunque sono morta. Sono morta! Niente. E c'è ancora perché va via tra 13 minuti. Vabbè, ma volevo solamente vedere. Lì c'è la Shadow, prendiamo Shadow di Sonic, dai. Vediamo. Che lui, ecco, se state pregando con l'avversario, il nemico verrà facilmente distrutto dagli strumenti. Dai, prendiamo lui a me, dai, prendiamo a me. Che mi ricordo che per l'appunto lui è un assistente. Non so se in questo gioco sia uno degli assistenti che bisogna fare a botte per levarselo dai piedi. Però, nel dubbio. Dai, lasciatelo, lo voglio prendere, dai. Eccolo che arriva. Mi pare che lui rallenti tutto. Si rallenta. Porca troia. Eccolo lì. No, non lo posso colpire. Non lo posso colpire. Ho un assistente che semplicemente arrivava, rompeva i coglioni e poi andava via. Bello che mi ricordo che in Super Smash Bros. 4 faceva tipo una nube attorno a sé e se stavi dentro, addio, cioè, rallentavi. Invece qui usa un cristallo del potere, se non sbaglio si chiamava così. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Questa volta ci ho cercato col tempismo, porca vacca, veramente qui ci vuole ragazzi il tempismo. Ok, Shadow the Hedgehog, che dovrebbe essere la nemesi, la controparte di Sonic. Ok, noi ce l'abbiamo, anche la matura di Kibi Plant Robobot. Poi anche questa, poi basta, poi esco dal tabellone. Ragazzi, sono una marea di personaggi in questo gioco, che veramente è una marea di spiriti. Ok, vediamo di prendere anche l'armatura Robobot. Perché tutti sti Kibi non hanno la faccia? Fanno impressione! No! Sono morta... Cioè, stavo vincendo, sono morta così. No, 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 tu non te ne vai, io ti prendo. L'armatura me la prendo. No, no, comunque fanno impressione sti Kirby senza faccia. Olè, arrivederci Kirby senza faccia. Però ci avrà la bocca ancora. Probabilmente non avrà la faccia perché per l'appunto aveva gli occhi, cioè perché è di metallo. 2, 1, 2,
uno. Olè, basta, adesso basta. Non via niente più mischia, niente più tabellone degli spiriti. Io ci starei ore su questo tabellone degli spiriti, a prendere spiriti su spiriti. Ok, il momento di dare un'occhiata alla mischia normalissima. Partiamo con lo smash di gruppo. Allora, vediamo, questa roba, staffetta. Eliminazione. Ah, ci sono. Vediamo, aspettate, vediamo. Se ha più giocatori non posso giocare. Ah, possiamo fare o 3 versus 3 o 5 contro 5. Dai, 5 contro 5. Ah, posso selezionare i personaggi. Voglio dire tutti casuali. Tutti i personaggi CPU qui. E direi di partire, dai. Facciamo. Allora, quindi ho smesso di gruppo, quindi. Eccoli qua, attenzione. Quindi. Morton contro. Ho scelto. Ah, lì dovevamo selezionare. Allora, adesso c'è Link contro Pit. Ok. I smash di gruppo consistono. E poi dopo, insomma, questo è l'ordine, ok. Allora, lo smash di gruppo consiste principalmente nel giocare, avere più personaggi in squadra e per l'appunto di far fuori tutti i personaggi dell'altra squadra. Adesso ho messo i personaggi in modo casuale, più che altro che culo che mi è saltato fuori Link come primo personaggio da utilizzare, che culo proprio, che è uno dei più forti. Allora, come avete intuito, nella modalità staffetta dello smash di gruppo dovremo far fuori nella modalità staffetta dello smash di gruppo dobbiamo far fuori un personaggio dietro l'altro. Nella modalità normale, se non mi ricordo male, saltava fuori che tipo era Link contro abitante e poi tipo era, che ne so, Link bambino contro che ne so, Greninja. Insomma, stavamo fuori sempre la tabellina, però tu finivi uno scontro e poi partivi un altro, non era sempre lo stesso. Questa volta la staffetta, che forse penso che sia il più classico di Smash di gruppo. Ok, hai fatto fuori tutti, adesso è il momento di Jigglypuff, che vieni giù, Codarta! Dico Codarta perché c'è il fiocchetto, ho detto che sia un maschietto. Vabbè, i gusti sono gusti, magari è un maschio. Se si vuoi dato Link, lo smash finale di Link, questo gioco non mi piace, è l'arco. Che però, e non manda neanche KO, Jigglypuff, che pa. Cioè, mi piacciono gli attacchi di Link cartone, di Link bambino, ma di Link normale, questo gioco proprio no. Che c'è un altro Pokémon, prima ho evocato Entei, adesso c'è Mew. Che non fa un cazzo, però l'ho visto. Porta fortuna il Mew ora. Ricordiamoci che Mew è talmente rao che porta fortuna. Vai Ridley viola, cioè Ridley linda, sì. Immaginate, se tu l'assistente è stata fuori Shadow, ah no. Compare il mago incubo, sai che è utile, non fa vedere neanche me, ecco. Bene, ho tirato fuori la magagna per tutte e due. Ho bisogno di tirare la zappa sui piedi. Quanto può essere utile un assistente che evoca e non ti fa vedere un cazzo neanche a te? E che non ti fa vedere neanche a te un cazzo? Adesso sono armate di due spade. Temetemi, Ryu, sono armate di due spade. Che però non posso usare assieme. Devo o una o l'altra. Non posso fare una combo figa potente in cui uso o una o l'altra. E tanto ho vinto. Avevo voluto finire in modo più dignitoso. Comunque abbiamo vinto noi. Grazie. Li ho battuti tutti con Link, ok. Ok, abbiamo visto lo smash di gruppo. Adesso andiamo a vedere eliminazione a duelli. Ah, i duelli penso che sia quello che ho detto io. Mentre eliminazione andiamo a vedere. Se per le rovine, il classico. 5 contro 5, però guarda, hai quitato tutti i CPU. Olè, posto.
tutto casuale, che è più bello. E attenzione, Mewtwo, Mewtwo, Lucario, va bene, casuale, XXXX, tutto casuale, oggi mi diverto. Allora, vediamo, visto che è Watch contro Donkey Kong, vediamo qual è la differenza tra la staffetta di prima, che poi è bello provare tutte le modalità, no? Donna, quanto cattiva la faccia di vista di Game & Watch quando attacca con Fiammino. Se l'ho tirata e non è esplosa, è tirata lui l'è esplosa. Vai, ridotti, sì, visto che mi watch. Io lo so che tu ce la farai, perché sei forte. Ale, oh. Ho vinto io. Ok, è così. Cioè, come la staffetta. Solamente che non è tutto di fila, è tutto... Non è tutto di fila, è... Cioè, c'è uno stacco tra un combattimento, tra un avversario e l'altro. Ho vinto! Ho vinto, Paolo. Quando li vedi cadere così in basso, ho vinto. Basta. Sì, è tutto così. Che adesso andiamo con Pac-Man che ha i polsini tipo. Cos'è? Tanto batteria 53%. Ah! Che inferno! Bellissima sta cosa! Sono lo chef, visto che sono lo chef Game & Watch. Come posso infornarla oggi? Penso che sia uno chef. Le animazioni di Mr. Game & Watch sono bellissime. E poi quando finisce, voglio vedere la faccia quando finisce, non l'ho vista. Non l'ho vista bene, aspettate. No, che faccia era? Olè! Che testata poi. Vediamo, sapete com'è, dico come stai Game & Watch, cioè proprio tutti i personaggi forti mi stanno saltando fuori tutti in modo casuale, cioè non c'è verso, raga. E tra l'altro qui la difficoltà non c'è. Quindi questa camionetta la potete i personaggi dare con la CPU. E scarsi. Snivy! Attenzione, evocato Snivy, starter dell'erba di Pokémon nero e bianco, quindi quinta generazione. Sì, ma ragazzi, ma che quanto siete scarsi, ma un po' d'animo. Cioè, sto vincendo solo con questa Game & Watch. Attenzione, con Sonic potete perdere perché lui è ultra veloce. Hai visto che Game & Watch c'è uno che lagga e uno che è supersonicamente veloce. La vedo dura qui, soprattutto se faccio esplodere le cose, che vai con lo scafandro ti alla testa, no. No, ma che ci penso, si potrà selezionare anche, intanto qui io sto prendendo la macchina di Kirby, di Legendary Air, qualcosa, di il gioco di macchine di Kirby, che se... Beh, se è fritto Sonic, se ti prendo... Olè! Non mi ricordo come si chiama, però... Ho vinto! Solo con...
solo con Mistake Bay Watch. Ok, Smash di gruppo penso che quindi quello invece a duelli sia a duelli. Andiamo a dare un'occhiata. Poi fermiamo l'episodio e le ultime modalità le facciamo nel prossimo. Sempre ovviamente 5 contro 5, stavolta che facciamo noi qui vogliamo fare le cose come si deve. Ok, tutto pronto, qui da duelli che salta fuori. Ok, tanta gente bella, tanto in modo casuale. Ok, primo duello, Lucario contro Corrin. Ok. Vai Lucario, ma perché ho parto a destra? Di solito parto a sinistra. Mi turba questa cosa. La Pokémon è mia! Sono un Pokémon e avevo altri Pokémon. Ancora dai, vai amica mia! Metallo, poi do io! Probabilmente, ah sì, anche ci penso si possa selezionare di più contate il livello della CPU, però non so che livello sia qui, a che livello sia qui, ci sarà un motivo perché è così scasso Corrin, perché porca vacca. In alcuni scontri, alcuni personaggi mi ha fatto sclerare, so che sono scarsissimi. Ci sarà qualcosa che non quadra. Olè! E Lucario vince! Ho vinto. È il momento di allenatore di Pokémon con la pelle mulatta si dice, non mi ricordo più, contro Jigglypuff, insomma lui contro Jigglypuff. Vai Squirtle tipo sembra shiny, sembra, raga non me ne intendo, Squirtle shiny che è quel colore lì, non lo so, sicuramente Jigglypuff deve farci veramente sceme quando vola via. Prima la faccio da LOL e poi così. Con lui che guarda dalla bocca, che veramente è bellissimo. E un altro Pokémon evocato. Fletching, ecco, mi è venuto il nome del Pokémon che è sempre di Pokémon XY, quello lì. Mi è venuto finalmente in mente il nome, l'altra volta mi è venuto in mente quando l'avevo evocato. Non mi ricordo quando, ma l'avevamo evocato. E Fletchling ci ha aiutato, non tanto ma ci ha aiutato. Ora è il turno di Wolf contro Link cartone. Sì, fare così con i personaggi casuali è molto bello sinceramente, perché così vedi proprio come la sorte ti mette a combattere proprio con i personaggi casuali, sia da una parte che dall'altra, ti fa proprio, cioè, vuol dire che ti fai proprio decidere la sorte se vincerai o perderai. Devi utilizzare i personaggi senza sapere chi sono ed è bellissimo, insomma. Ecco. Questa è la faccia della morte, temimi Link! Sono l'emissario della morte, però avete vestito da lupo e... No, ha evocato il Metroid, che schifo! Che poi perché dovevamo dare il nome? Che poi è una cosa che mi sono sempre chiesto di Metroid. Perché il mostro per i coglioni si deve chiamare Metroid? E perché il gioco per... Perché... Devo capire se ha dato il nome al mostro... Devo ancora capire perché il Metroid, la saga di Metroid si chiama così. E perché hanno chiamato... Devo capire. Intanto ho vinto io. Già vinto io? Ma come? Ah, dovevo solo fare tre vittorie? Ah, ci sono rimasto male. Ok. Va bene, abbiamo visto più o meno un bel po' di modalità. Ragazzi, è il momento di... devo fermare l'episodio perché altrimenti siamo... Non facciamo il tempo a vedere il torneo e a far mischia speciale, i mischi e l'incontro normale non so, in 10 minuti. Quindi, speriamo l'episodio, è l'ultimissimo episodio. È il prossimo.